Iniziamo il video da qui, ragazzi. Oggi immagino riconosciate già l'auto. Se no ve la faccio vedere fra un secondo da fuori. Spero la riconosciate. Sto facendo un giro imbarazzante come sempre. Non credo batterò il 2.14 che vedete lì tra i tempi. Altra gara qui a Tokyo, strategia non stop. Se riesco porto queste che mi piacciono parecchio. Potenza sempre a 1, vedete il motore. Mappatura sempre a 1. Gomme comfort dure. Sulla McLaren MP4-4. La vedete, bellissima, iconica. Più guido così. Qua arriva, poi vediamo dopo il discorso di setup e cose varie. Comunque, più volte ho detto che questa è un'auto abbastanza inutile. Lo ribadisco. Nel gioco, in Gran Turismo, l'auto è bellissima di per sé, per come è strutturato il gioco in base agli eventi attuali la trovo inutile, perché non ci sono altre gare, diciamo, altri eventi o altre auto dove, diciamo, farla gareggiare insieme ad altre auto della propria categoria, della propria era, che è l'unica al momento, tranne le Super Formula, che vabbè, fa un'altra roba. Dicevo, parlo di auto open wheels, diciamo a ruote aperte, così auto formula, è l'unica. Quindi cosa fare con questa? Niente. Più volte ho detto non compratela, non compratela, anche perché costa 8 milioni, ma nel lungo termine immagino vogliate avere tutte le auto del gioco. Quindi il mio invito di nuovo è: se avete milioni da buttare, compratela. Poi magari, qua ho perso tutto il tempo guadagnato. Poi magari con tutti i milioni che avete speso per comprarla, mentre facciamo un bel lungo, con tutti i milioni che avete speso la portate un po' in giro e la portate a vincere, così vi rifate dei crediti. Qui vinciamo, non prenderò il bonus mi sa di nuovo, quindi 550.000 crediti in 27.30 circa, frenato un po' presto, va bene, vediamola un po' anche da qui. Strategia abbiamo vista, gomme sono le solite, TCS io uso uno qua, ma perché guardate come, di qua non si vede molto, vabbè, in terza guardate anche soltanto come scalcia, però è una figata. Chiudiamo in 27.30, sì, con qualche errore, oltre 20 secondi la loro, 2 minuti e 14, avevo 2 minuti e 13 qualcosa, fattibile. Gomme super intatte e ancora un giro di benzina disponibile, quindi ragazzi, strategia easy. Dove comprarla e poi vediamo il setup. Ok, 27.37 per la precisione. Ho preso il bonus. Assurdo ragazzi, ho fatto più incidenti qua, diciamo, che in altre volte. Non supero mai la linea al fondo con i conetti prima del tornante, non colpisco i conetti, non taglio nulla. E becco 5.50 o 8.25, veramente un po' random. Va bene, li porto a casa, almeno mi sono ripagato un decimo dell'auto. Buono così. Vedermi un attimo il replay solo per capire la bellezza di un'auto del genere. Sì, qua in mezzo alle altre, guardate che roba. Ci vengono pure a spingere. Anche queste tra le leggendarie, vediamo se c'è ancora, forse sì. Esaurita. Visto che ci siete, questo è fatto, ho fatto la spesa grossa l'altro giorno. Se l'avete già, va bene, altrimenti comprate questa perché arriva domani il video sulla McLaren Formula 1 GTR Race Car. Sta a voi, io ne ho 32, ogni volta che arrivo magari a 40 mi butto a fare acquisti un po' pesanti. Queste ragazzi sono 20 milioni, altri 20 sono 40 milioni. No, quelle sono solo da collezione, onestamente non riesco neanche a portarle in pista. Quindi se volete questa qui, la McLaren MP4-4, compratela, se no... pazienza, comprate magari l'altra. E adesso andiamo a vedere il setup. L'ho già portata a vincere in Sardegna, ma oggi vediamo quello da 600 pp. Il trucco qua spesso è montare le comfort dure. Ovviamente andrete a perdere tanto in termini di tenuta di strada, ma potrete usare più cavalli possibili. L'alternativa è per mettere le sport dure, un po' meglio, corsa non ce la fate, ovvio pp, le sport dure, ma poi andreste a perdere tantissimo i cavalli, come ho detto, limitando la potenza. Questo è il mio setup, copiatelo pure. La deportanza minima e massimo, 199 kg di zavorra. Questo non è acquistabile nemmeno. Ah, qui sono personalizzabile, differenziare le
sospensioni. Non potete comprare l'ECU, il computerino di bordo, non c'è a disposizione su quest'auto. La zavorra 199 kg, tutto sull'anteriore, e limito la potenza a 80. Tutto il resto è normalissimo. Anche le marce, volendo, qua, come vedremo poi sul video della Formula 1 McLaren GTR, l'altra F1 GTR Race Car, non mi sono ancora dedicato a sistemare le marce, ma va. Volendo si può guadagnare un po' sul rettilineo finale. Più che altro questo io lo uso spesso per risparmiare benzina, ma non facciamo soste, quindi cambia poco. Semplicissimo anche questo video. Come sempre, se volete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, sono sicuro che ci vedremo molto presto col prossimo video. Grazie ancora, alla prossima. Ciao!